Salerno, Salerno. Entusiasmo. Fatto un bellissimo cartello, guarda qua. Entusiasmo. Vai, entusiasmo. C'è anche un Davide che compie gli anni oggi, eh? Attenzione, auguri Davide! Applauso! Pronto! Va bene, cercherò di suonare cose diverse dal solito che magari qualcuno ha già sentito. Il primo pezzo turco si chiama Variazioni sul tema dell'Anatolia. Se volete avvicinarvi anche con le sedie, se i cuscini sono scomodi, come volete, anche con i divani, come volete.
E vai. Allora, io e la mia band oggi suoniamo. Sono il leader. Questo è un pezzo così un po' medievale. Il mio favorito! Sì, fai quella bella! Facci le capue! Comincia triste, poi diventa contento comunque, un attimo. Thank you.
Il pezzo fuori, è arrivato troppo presto. C'è il cartello per... E vai, devo farne di più. Ci vuole un'altra. Sì, ma ogni pezzo è il suo. Va bene, allora ci vuole... Ci batto dentro. Ci vuole un pezzo un po' di angoscia, ci voleva il cartello angoscia, un po' di... Alba Chiara! Sì! Va bene, questo è un pezzo russo. Russo. Parla della fine del mondo, e vai, al terzo pezzo, finisce tutto. Si chiama La caduta degli uccelli, anzi, così per... degli uccelli. Bellissimo. Alla fine di tutto. Thank you.
Certo, i pantofole, le tenaci. Va bene, dopo questa ansia bisogna un attimo, bravo. Paranoia quando arriva. Paranoia, dici? C'ha due valzerini venezuelani, dai. Dacci Maracaibo. Ah. Va bene, faccio due valzerini venezuelani così un po' rilassanti, due cosine. 4,32? 4,32? Cioè, 4,42. Accordo la chitarra più alto del dovuto, un po' più brillante. Leggeri così, thank you.
Me la versa? Veramente? Si chiama Oud, non c'ha i tasti, quindi la, sempre questa cosa della, dell'intonazione è una cosa difficile. Sei lontano, Giacomo? Ci sono tutti i cuscini. Se vuole lo facciamo uscire. Lo facciamo uscire, da prego. Thank you.
Va bene, allora faccio il tamarro. Mi regalano delle mutande. No, dai. Con calma, con calma. Per le mutande dici? Che allora... Vabbè, faccio il tamarro, faccio un pezzo di John Butler, come quelli bello, bello zarro, Ocean si chiama. Vabbè. Thank you.
Che suonarvi, eh? Va bene. C'è un pezzo che si chiama Il Decameron Negro. Negro? Hai detto negro? Ho detto negro. Negro. È tutto sudamericano, mezzo africano comunque. È la storia africana. Chissà perché. Il Decameron Moro. Thank you.
questa era tutta una prima parte in cui c'è questo guerriero che deve, che vuole smettere di combattere perché vuole andare a suonare l'arpa. È un guerriero africano, vuole suonare l'arpa. Però si porta via la figlia del capo villaggio, no? E quindi tutti lo cercano, che lo vogliono ribeccare, poi perché incombe una guerra sulla sua tribù, e è l'unico che può sconfiggere gli avversari, è questo guerriero qua, che però se ne è scappato con la tipa, e quindi lo vanno a cercare per tutti e due i motivi, mi sa. E questa seconda parte, insomma, è la fuga per dei due amanti. Thank you.
Yep. Applausi. E qua ci sarebbe tutta la parte della donzella innamorata, della sua ballata, però non me la ricordo qui. E vai. Va bene, mi rimangono due pezzi in realtà. Non so se... eventuali bis, ecco, no. Vabbè, li faccio tutti e due. Pensavo di farne uno solo. Thank you.
Accordature diverse, che aspettare, ho iniziato con un pezzo turco, finisco con un pezzo turco e voilà.
così chiudiamo tutto. Thank you.
Thank you.
grazie. Penso che sei l'ultimo che ce la diamo, Dai, che è finito bene così. Così. No? Ultimo. Vai in mezzo, scordalo. Ah, scordalo tutta. No, non la canto. Ballo. Si chiama La Cattedrale. È stata scritta così, un pezzo romantico finale, così, vi rompete i coglioni. Sì, taglio la prima parte che è troppo romantica, quindi. Va bene un po', però. Ah! Vabbè, l'ho scritto sto tipo sudamericano, e entrando in una chiesa o in una sala di concerti, dice, e le prime due parti, la prima la salto, quindi la seconda parte ci provo, non me la ricordo, però ci provo. Era un po' per questo momento idilliaco, che era tutto piacevole come siamo noi adesso. Poi c'è la seconda parte, invece, l'uscita da questo posto e ritornato nella realtà con le macchine, le cose, quindi mi sembra un gran finale. Perdo i microfoni. Si è mollato tutto, raga. È finita. Ma che morte. Chi sei lei? Vai, suona. Canta. Lo tengo su così. Lo metto in bocca, lo tengo. Thank you.
grazie. Se mi volete ve li regalo, eh. Va bene. Grazie. Che devo dire? È stato bello. Io vado a casa. Avete dormito? Qualcuno ha dormito? È normale. Non ho mai visto un concerto di chitarra senza dormire. Ho preso una birra. Vai, beviamo. Cin cin. Bravo. Adesso prenda l'uscita.